Pescara Crotone domani mattina. Lo zio Raffaele partirà per la città sull'Adriatico. Sarà una partita molto interessante. Speriamo che sia un buon risultato per noi, in modo che possiamo ancora sperare per la salvezza. Cosa diciamo a Zeman? A chi? A Zeman, allenatore del Pescara. Con Zeman non si scherza mai, perché è un sadico quello è contro tutti, contro il calcio italiano, contro chiunque. Perché? È perché è un fallito, è stato un fallito e un fallito resterà. Non ha capito niente del calcio italiano questo qui. Cosa dovrebbe capire? È troppo permaloso, è troppo, come dire, sfegato. E poi due appuntamenti da non perdere di vista per la nostra salvezza: Genoa-Inter ed Empoli-Bologna. Cosa succederà? Spero che specialmente l'Inter faccia il suo dovere, perché fino adesso non è che è stato granché. Mi dispiace per il nostro grande allenatore Juric, come è incappato lì a Genova. Però si dice morte tua, vita mia, morte tua, come si dice? Mors tua, vita mea. Morte tua, vita mea. Mors tua, vita mea. Cioè, morte tua, vita mia. È morta sua. Vita mea. C'è da dire che l'Empoli avrà partite più facili, mentre il Genoa sulla carta partite più difficili. Chi dobbiamo guardare delle due squadre? Guardarle tutte e due, che è meglio. Almeno abbiamo un'altra squadra che possiamo farli soffrire. Ci deve soffrire insieme a noi, perché a noi ci hanno penalizzato. Anche col Milan, cosa è successo? Col Milan è successo una cosa tremenda, orrore. Quel Valerio lì, quei cinque gli uomini di porta, che servono? Non servono niente, servono soltanto a prendersi lo stipendio. Ci hanno negato un gol regolare. Un gol regolare e un gol. Il loro gol era fallo di mano. Paletta lì. Se l'avesse fatto il Crotone? Eh? Se il fallo di mano l'avesse fatto il Crotone? Subito l'avrebbero visto, no? Come al solito. A noi ci negano il rigore, il gol irregolare. Fiscano le cose che sono a nostro favore. Mai a favore nostro. Il fuorigioco c'era, sì o no? Il fuorigioco c'era, non sì o no? Il fuorigioco su Falcinella non c'era, perché l'ha fatto vedere. E io me la prendo con i Massimilian, quelli che i grandi poteri della televisione, i grandi giornalisti, che non ne parlano affatto. Di quello che succede al Crotone non ne parlano affatto. L'ha fatto vedere Sky, però indifferentemente. L'ha fatto vedere la Rai, indifferentemente. Giusto così, perché si annulla il gol al Crotone. Ma poi il sale di baccalà lo ha portato alle sue. Certo, l'ho portato il sale di baccalà. E a Pescara porterò ancora il sale di baccalà. Di nuovo il sale di baccalà? Baccalà, sì. So che è finito anche sulle mani del presidente e anche di Davide Nicola. Sì, gliel'ho buttato addosso a Davide Nicola. Mi dispiace, caro Davide, cioè, con l'Inter te l'ho buttato e abbiamo vinto. Col Milan potevamo vincere e abbiamo pareggiato. Come cantiamo? E fino a quando possiamo cantare, e Catanzaro va a cacare, uè, Crotonale, e basta. L'hai fatto bene? Come mi sono comportato? Egregiamente. Mi daccavo. Giovanni. No, lascia stare. Forza. Lascia stare. Forza Crotone.
sempre. Perché Giovanni non vuole parlare? Giovanni non vuole perché il silenzio stampico è verso gli arbitri, verso la federazione arbitrale. Un saluto ce lo fa. E come ce lo fa? Giovanni, faccio un saluto, forza Crotone, dai, vieni qua. Dai, su. Ho cancellato, mi proprio Di farsi sentire alla società che ci hanno danneggiati in tutti i sensi, ci hanno danneggiato. Crotone, e fino a quando possiamo cantare Reggio Calabria va a cagare. Vai.